Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi facciamo un approfondimento sul priming e carbonazione. Come ho accennato nel video sul lievito e fermentazione, la birra è una bevanda carbonata, cioè che contiene CO2, cioè anidride carbonica disciolta, che conferisce frizzantezza alla bevanda. La quantità di CO2 disciolta nella birra varia in base allo stile e al gusto del birraio. La birra si può carbonare in modo artificiale tramite immissione di CO2 forzata, in modo naturale sfruttando la CO2 prodotta durante la fermentazione tramite delle valvole, metodo che si definisce spunding, o in modo tradizionale con la rifermentazione in bottiglia. Vi parlerò proprio di quest'ultimo metodo. Per far rifermentare la birra in bottiglia dobbiamo aggiungere zuccheri semplici che insieme al lievito già presente o aggiunto nella birra porterà una nuova fermentazione direttamente dentro la bottiglia già tappata. Non potendo fuoriuscire, la CO2 prodotta si scioglierà nella birra stessa, che acquisirà così la frizzantezza prevista. Questo processo è definito priming. La quantità di zuccheri da aggiungere per il priming va calcolata, sapendo che 4 g di saccarosio ci permettono di generare un volume di CO2 per litro di birra. Ogni stile ha un suo target di volume di CO2, una ale inglese ad esempio può avere 1.8 volume di CO2, una Belgian ale 2.5, una Weizen anche 3.5. Prendiamo l'esempio di una ale inglese con 1.8 volume di CO2 da raggiungere. La birra a fine fermentazione ha già una quantità di CO2 disciolta, prodotta durante la fermentazione, e che dipende dalla temperatura più alta raggiunta in fermentazione, perché alzando la temperatura la CO2 si volatilizza di più nell'ambiente e non ritorna più nella birra. Quindi dobbiamo con una tabella verificare quanta CO2 c'è già e toglierla dal calcolo finale. A 22 gradi, ad esempio, la birra ha 0.8 volumi di CO2, quindi se dobbiamo arrivare a 1.8 volumi finali ci servirà un altro volume di CO2. Utilizzando un calcolatore come questo, inseriamo questi valori, i litri di birra, e otteniamo la quantità di saccarosio da utilizzare. Quindi per 23 litri di birra serviranno 92 g di saccarosio. Se al posto del saccarosio usiamo il destrosio, dobbiamo aggiungere il 10% in più, perché il destrosio ha un tasso di idratazione differente, quindi ne serviranno 101 g. Per il miele servirà il 30% in più, quindi 119, e per l'estratto di malto secco il 50% in più, quindi 138 g. La scelta della tipologia di zucchero per il priming non è così rilevante, ma ricordiamoci che l'obiettivo del priming è solo quello di aggiungere zuccheri per produrre CO2. Non cambierà il carattere della birra finita, per cui secondo me ha poco senso utilizzare estratto di malto, miele o altri zuccheri particolari. Se dobbiamo preferire uno zucchero in particolare, allora scegliamo il destrosio monoidrato, detto anche brewing sugar, che è semplicemente glucosio e rispetto al saccarosio viene metabolizzato prima. Uno zucchero che viene consumato prima significa una rifermentazione più veloce e un minor tempo di contatto della birra finita con l'ossigeno che rimane nel collo della bottiglia, quindi meno danni da ossidazione. Per questo stesso motivo, a mio parere, non ha senso utilizzare miele o estratti di malto che impiegherebbero ancora più tempo a rifermentare. Lo zucchero di priming può essere aggiunto alla birra per intero, ma va miscelato, perché non si scioglierà automaticamente. Se abbiamo scelto di fare un travaso pre-imbottigliamento, quindi abbiamo trasferito la birra in un altro contenitore per separarla dal fondo di lievito, allora possiamo aggiungere lo zucchero del priming interamente nel secondo fermentatore, quello di imbottigliamento. Per scioglierlo bene però è meglio sciogliere lo zucchero di priming con poca acqua, la minor quantità sufficiente a scioglierlo va benissimo, che va scaldata su un fornello per farlo sciogliere bene, oppure può anche essere bollita 5 minuti se vogliamo sterilizzarlo, ma non è veramente necessario. Una volta aggiunta la soluzione di priming, ricordiamo di miscelare per qualche secondo perché la soluzione è molto densa e si stratifica, rischiando di finire maggiori quantità in alcune bottiglie, che saranno anche potenzialmente pericolose, e minor quantità in altre. Per avere un priming omogeneo, quindi, misceliamo prima e anche durante l'imbottigliamento qualche secondo. Ovviamente dobbiamo miscelare ma non incamerare ossigeno o ossigenare, quindi delicatamente e senza schiumare. Se invece avete scelto come me di non fare nessun travaso e di imbottigliare dal fermentatore primario, non potete aggiungere la soluzione di priming al fermentatore, perché mescolando, anche se lentamente o in modo controllato, verrebbero smossi i lieviti nel fondo e tutti i tentativi di imbottigliare una birra limpida e pulita verrebbero vanificati. In questo caso la scelta migliore è di aggiungere la soluzione di priming direttamente in ogni singola bottiglia, calcolando la giusta quantità per ogni formato di bottiglia. Ci sono tanti calcolatori utili allo scopo, io utilizzo questo di Frank di Brewing Bad.
inserisco la quantità di zucchero che ho calcolato prima, quindi aggiungo una pari o poco maggiore quantità di acqua che serve a sciogliere lo zucchero, inserisco i litri finali di birra e il numero di bottiglie per ogni formato e ottengo la quantità di millilitri di soluzione da iniettare in ogni bottiglia in base al formato. In basso il calcolatore ci indica inoltre se la soluzione è sufficiente per tutte le bottiglie o se è in eccesso o in difetto. Meglio preparare sempre un po' in eccesso. L'operazione finale è quindi quella di prelevare manualmente la quantità indicata e iniettarla nelle bottiglie. Io solitamente faccio il priming prima di riempire le bottiglie con la birra, ma penso non cambi nulla. Se volete velocizzare l'operazione, esistono siringhe di derivazione veterinaria dove potete regolare la quantità da iniettare in modo veloce e preciso. Attenzione però a mantenerle ben pulite e sanitizzate. Io le smonto prima e dopo l'uso per lavarle bene e asciugarle. Alla soluzione di priming in questo caso è conveniente aggiungere anche il lievito di rifermentazione. Se come me preferite accorciare i tempi di rifermentazione, non per bere la birra prima certamente, ma per far partire subito la rifermentazione in modo che il lievito consumi subito l'ossigeno che rimane nella bottiglia. Io uso un lievito Fermentis F2, bastano 2 grammi per 23 litri di birra, vanno reidratati prima con acqua tiepida pari a 10 volte il peso, quindi 20 ml, per 5-10 minuti. Se lo aggiungete alla soluzione di priming, fatelo solo quando questa si è raffreddata sotto i 30 gradi. Una volta miscelato il lievito con la soluzione di priming, si consiglia di essere veloci nel fare il priming e l'imbottigliamento, perché il lievito potrebbe già iniziare a consumare lo zucchero. Una volta tappate le bottiglie, queste vanno mantenute a temperatura adeguata alla rifermentazione, che può essere la temperatura che avete mantenuto in fermentazione primaria. Se usate il lievito da rifermentazione, essendo un lievito ale, l'ideale è rimanere tra i 16 e i 24 gradi. Una temperatura troppo bassa non aiuta la rifermentazione, una troppo alta invece non ha nessun effetto dannoso per la birra, essendo lieviti che non producono esteri e aromi che cambiano il carattere della birra. Con la rifermentazione aumenterà leggermente anche il volume alcolico della birra, come potete vedere da questa tabella. È importante accertarsi prima di imbottigliare che la birra abbia finito di fermentare. I software ci dicono in base al lievito utilizzato che densità finale dovrebbe raggiungere la birra, ma per tanti motivi la nostra birra può fermarsi a una densità più alta di quella prevista. Un ridotto tasso di inoculo, temperature di fermentazione basse, un ammostamento in cui abbiamo ottenuto più zuccheri complessi non totalmente fermentabili o altri fattori possono far sì che la nostra birra si fermi prima della densità finale prevista. Personalmente, se la densità finale si ferma 2-3 punti sopra il previsto ma rimane stabile nei giorni, non mi preoccupo di questa discrepanza. Certamente se la densità finale dovesse fermarsi 10 punti prima di quella prevista, allora ci sarà stato qualcosa che non è andato bene nel processo. Il rischio è quello di imbottigliare birre potenzialmente esplosive, se sono rimasti tanti zuccheri la fermentazione dovesse poi ripartire in bottiglia. Considerate che un punto di densità è in grado di generare 0,6 volumi di CO2, quindi bastano 3-4 punti di densità di zuccheri non fermentati aggiunti al priming, avremo delle bottiglie potenzialmente esplosive. Un problema simile si può avere quando i lieviti diastatici, come lieviti Saison o alcuni Weizen, che abbiamo usato in precedenti cotte, vengono a contatto con birre fermentate con lieviti non diastatici, poco attenuanti. In bottiglia i diastatici continueranno a mangiare zuccheri semplici e complessi della birra finita e non solo cambieranno il carattere della birra, ma andranno a sovracarbonare. Per questo motivo è fondamentale sanitizzare al meglio le attrezzature perché i lieviti diastatici possono essere difficili da eradicare. È anche utile stappare una bottiglia 3-4 settimane per verificare lo stato della carbonazione. Nel caso avete il sospetto che la vostra birra stia sovracarbonando, può limitare il problema conservare le birre in frigo. Sotto i 10 gradi i lieviti ale non fermentano, quindi potete mantenere le birre più stabili nel tempo e ridurre il rischio di sovracarbonazione. Nella mia esperienza ho avuto questi problemi proprio quando ho iniziato a usare lieviti diastatici come il Fermentis B134. Tutte le cotte successive fatte con lieviti Fermentis S04, da lì in poi andavano a sovracarbonare e cambiava anche il sapore della birra. Una volta identificato il problema, ho controllato le attrezzature e ho constatato che il fermentatore in plastica, pulito con la parte ruvida della spugna, un errore da non fare, aveva sviluppato le righe dei solchi dove potenzialmente possono annidarsi lieviti che possono poi contaminare la birra. È risultato efficace nel mio caso fare dei lavaggi con acqua e candeggina diluita, 4 ml per litro, tutte le attrezzature in plastica e tubi in gomma. La candeggina va poi risciacquata molto bene però perché anche pochi residui possono conferire aroma di medicinale alla birra. Se usate
queste tipologie di fermentatori, non sarebbe male cambiarli una volta l'anno. È una spesa minima, ma vale la pena. Da non confondere con la sovracarbonazione il fenomeno del gushing, cioè l'enorme produzione di schiuma all'apertura della bottiglia di birra che tende a fuoriuscire subito dalla bottiglia. Questo fenomeno ha molteplici cause, non sempre facili da riconoscere, ma ne parleremo meglio in un altro video. La carbonazione corretta è il tocco finale per una birra buona e piacevole fino in fondo. Per questo motivo è importante studiare bene questi concetti e prendere confidenza con i calcolatori e con i calcoli. Il mio consiglio per chi inizia è di non esagerare mai col priming. Fate sempre riferimento ai range indicati per ogni stile di birra e nel dubbio tenetevi sempre un po' più bassi. È molto meglio una birra un po' meno carbonata di una troppo, dove l'eccessiva frizzantezza va a coprire il corpo, la percezione del malto e gli altri aromi presenti. Facciamo sempre attenzione alle contaminazioni da lieviti, in particolare i ceppi diastatici, e massima cura a pulizia e sanificazione di tutto ciò che viene a contatto con la birra finita, quindi fermentatore, tubi, aste per imbottigliare, per travasare e così via. Ed infine, monitorate l'evoluzione delle vostre birre, stappandone una di tanto in tanto, soprattutto parlo di birre che devono affrontare una lunga maturazione o invecchiamento, è importante verificare che non stiano sovracarbonando ed in tal caso porre rimedio conservandoli in frigorifero a basse temperature per limitare la sovracarbonazione. Con questo abbiamo concluso l'approfondimento sul priming e carbonazione. Se vi sono rimasti dubbi o domande, scrivetele sotto nei commenti. Allego nella descrizione dei link per i calcolatori del priming. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella per le notifiche. Ci vediamo al prossimo video!